Ciao ragazzi, sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo video di WWE 2K19 per andare avanti e iniziare quella che sarà la nostra carriera con il gioco. Non so dove ci porterà questo primo episodio, non so come andrà, dovremo poi eventualmente decidere con quale cadenza farla, fin dove arrivare, io non so nulla appunto. Infatti ringrazio chi tra voi si è prodigato nell'ultimo episodio, insomma, per darmi qualche dritta e appunto siamo qui nella carriera. Allora, dobbiamo decidere che personaggio creare. Allora, possiamo scegliere fra stili di combattimento differenti, tra cui gigante, cruiser, sfidano la forza di gravità per entrare nella leggenda, noti per le loro doti acrobatiche, velocità fulminea e mosse azzardate, si spingeranno al limite pur di raggiungere la gloria. Interessante. Picchiatore, tecnico, possente o gigante. Vabbè, io direi di andare col cruiser, lo vogliamo spettacolare. Quindi va bene lui. Poi info di base, ecco. Inserisci il nome del personaggio con cui affrontare la mia carriera. Dunque, e qui di proposte interessanti ce ne sono state tante, ma al cuor non si comanda, per cui andiamo di Marcellino anche qui, affinché possa diventare una leggenda anche del wrestling. Oltre, allora, Marcellino, vada per Marcellino. Allora, io direi di andare su un grande classico, però Marcellino con nome entrata Lota Boga, così siamo alla grande. Nome sui social network, vabbè, anche qua, cioè, tocca andare sul grande classico Lota Boga, perché il suo nick Lota Boga, ok, ormai diventerà il nostro mantra in ogni dove. Nome, presentazione, ma è tutto uguale? Allora, io mi sono lasciato un po' prendere sulla presentazione. Allora, The Living Legend, ovvero la leggenda vivente, Marcella, perché è la cosa che più si avvicina a Marcellino, The Butcher, ovvero il macellaio, e The Falcon, così quando ci introducono sarà devastante. Reazione folla, positiva, perché Marcellino mi ha amato. Provenienza, vabbè, ce l'abbiamo qua al Bangladesh, no? Ce deve essere Bangladesh. Oh, così possiamo finalmente dargli la sua provenienza. Nessuno, dal Bangladesh. Benissimo. Dunque, aspetto. Possiamo andare avanti? Sì, oh, dunque, allora, qui bisogna creare un Marcellino che sia all'altezza del compito che lo aspetta. E di conseguenza io andrei su qualcosa. Beh, io però senza capelli faccio fatica a immaginarmelo. Ma di base magari ci torneremo. Sì, una base classica. Allora, colori predefiniti. Così, colore. Vabbè, magari in stile marziano evitiamo. Ecco, un Marcellino. Bene. Oh, io qua vi volevo. Qua vi volevo. Perché c'è da fare molto. Allora, Marcellino, la folta chioma di Marcellino potrebbe scatenarsi. No, questo è semplicemente brutto. Qualcosa di caratteristico, lo abbiamo. La folta chioma. Andiamo così, allora. Andiamo in modalità ananas, benissimo. Colore dei capelli. Allora, noi sappiamo che Marcellino ha i capelli rossi. E quindi va bene così. Ecco, proprio fucsia. Cioè, fucsia, insomma, avete capito. Benissimo. Poi, gli occhi sono di un tipo solo, perché c'è un solo occhio per Marcellino. Senza lenti. Marcellino, fatti vedere però, perché sennò diventa complicato. Ecco, lui ha gli occhi rossi, perché sta troppo sveglio la notte. Benissimo. Fa veramente paurissima. Ciao, un che, ecco, Marcellino Barbarossa, potremmo chiamarlo. Mamma mia, inguardabile questo rosso, però. Lasciatemelo dire. Ecco, una cosa un po' più... Bene. E poi... Mamma mia, sta venendo fuori il più brutto del solito. 77 kg... O 108, cambia veramente poco a livello estetico, per cui andiamo sui 90 canonici. Tenuta, altezza, Marcellino è alto. Di base è alto, 1,81. Tipo...
Ah, un discorso di baricentro. Ma andiamo così. Poi, tipo muscolatura. Che cosa cambia? Ah. Facciamo la prima. Tenuta. Oh, adesso è la parte che ci interessa maggiormente. Dunque, allora c'è questa che... No. Da picchiatore di quartiere. Omaggio agli anni 80. Brutta, veramente brutta. Ah, ah, vi dirò. Partiamo su questa base, che secondo me può andare. Dunque, il personaggio del mio giocatore va a disposizione un set di mosse completo, basato su una serie di combattimento che hai selezionato. Va benissimo. Tanto impareremo andando avanti. Dunque, mossa speciale. Airplane spin. Bah, che altre scelte avremmo? Il neck breaker, questa mi piace. Ma no, falling dropkick. Bello. Bello. Era partita bene. No, io andrei di falling dropkick, questo ci piace. C'ha il suo perché. Il suo perché. Mosse finali. Pile driver, no. Dropkick. Nah. Qualcosa di molto spettacolare voglio. Powerbomb. No, questo sembra la cosa che fanno i ragazzini al parco. Oh, questo ci piace. Il corkscrew moonsault. Poi insulto wake up. Wake up 26. No, sembra che se la sta facendo addosso. Mushroom 3. Qua sembra che la sta facendo proprio. E wake up 4. Sei un po' frenetico da pazzo maniaco. Benissimo. Ci piace così. Presentazione. L'animazione da riprodurre per l'entrata e la vittoria. Pugile. Leggenda vivente. Un po' banale. Silverback. Coatto. Ci piace. Kane. Troppo banale. No, Silverback. Va bene. Dunque, vittoria, Lucia Superstar, anche no. Il rissoso di Belfast, un po' lontano dal Bangladesh. Superstar generica, sempre Silverback. Quattissimo. Il più forte del mondo. Questo, perché lui esulta da solo. Dunque, benissimo, direi che la creazione è completa. Ho la mia... Ma io volevo conciarlo un po', non si può conciare. No, non si può conciare. Per adesso sembra... Magari andando avanti potremo cambiargli look, non lo so. Per adesso sembra uno uscito da Twilight. La cosa non è che mi aggradi parecchio. Però ci sarà tempo di modificarlo, immagino. Hey, big BCW show this Friday night at the high school. Tell your friends. Don't need a flyer. I go to every show. Wait, is that you? What do you mean? Facing Mr. CQ in the main event. It's definitely you. I guess I can see the resemblance, but that guy's a huge indie star. Why would he be out here flyering for a show? Hey, is this weirdo bothering you? He's one of the wrestlers. No, I'm not. Have fun at the show. Yo, I thought wrestlers had money. Why would he be driving around some crappy bug van? See? Good point. More proof that I am not who you think I am. Sure. You gotta check out this guy's highlights online. He's going to be a huge star in WWE someday. Thanks. That's nice of you to say. I mean about the wrestler on the poster who is definitely not me. Come on, let's go. Hope you beat Mr. CQ. I can't stand that guy. Well, maybe I'll see you in the crowd Friday night. I mean, as a fan, definitely not from the ring, because I'm not a wrestler. Sì, vabbè, un po' meno sottomesso però, Marcellino. Già che attacchi le cose senza toccarle, allora vabbè. Comunque, è il momento della verità, qualche giorno dopo. Marcellino è pronto. Crediamo in te, Marcellino. Anche perché le lenti rosse costano.
Ah, io dormo nel furgone. Vabbè. Alta classe. Oh. Siamo messi bene. Allora, hub della carriera. Durante la storia della modalità carriera potrei esplorare liberamente gli hub. Tra un match e l'altro. Ma se io volessi combattere? L'icona in alto a sinistra ti segnala l'arrivo dei nuovi messaggi vocali di testo. Va bene. Io vado. Voglio combattere. Hey, I want you to meet Matt Bloom from NXT. Matt, this is my protégé, Van Gogh. I'm a big fan, Mr. Bloom. I mean, I've studied all your matches from your run in WWE and Japan. Really great stuff. Thanks. You must be a true student of the game. I try to be. So why do they call you Van Gogh? Are you some kind of artist? Not quite. I gave him that name because everywhere he goes, his dad's old work van goes. He practically lives in that thing. Yeah, practically. So what brings you out to our show? I'm here to scout your opponent. Cole Quinn. Dai un'occhiata anche a me. Sei venuto a fare? Vedi quel buffone con i pantaloni della zuava? You should take a look at me too. I mean, you came all the way here and you're just gonna be watching the match anyway, right? I respect your confidence, but I'm here to evaluate Cole Quinn. That's not to say I won't be watching every other wrestler here tonight, but I wouldn't go get your hopes up. Understood. Well, I gotta go get ready, but it was really nice to meet you, Mr. Bloom. And, you know, thanks for coming out to the show tonight. Partivo. Vabbè, andiamo, forza! Hey, man, good to see you. Slow your roll, Greeny. Tonight's my big chance to get signed to NXT, so don't do anything to screw it up. Okay, look. I'm gonna give it everything I have tonight, and we'll see where we stand after that. All I know is I'll be standing in Orlando at the Performance Center. You can continue standing in high school gyms. We'll see. Io se perdo questo interrompo la carriera adesso, eh. Vai al match. È il momento. Oh, gamba di legno lo chiameremo. Questo passo slanciato. E anche afono è diventato. Ok. Ma perché non far sentire nulla? Ma perché? Quindi ci fa pure aspettare. Ah no, meno male. Bello. Se lo sta suonando, benissimo. Io direi che potremmo anche interrompere su questa. No, eh. Tocca a vederselo tutto. Ma che bei pantaloni, eh. Sicuramente non mi leverò questa immagine dalla testa per i prossimi 2 anni. Se li leverà gli occhiali per combattere o no? Temo di no. Siamo un cugino di campagna prestato al wrestling. Benissimo, allora siamo pronti a fargli mangiare le frange. Sì, abbiamo capito che c'hai le frange, sì. Ci faccia per cortesia. Sto premendo ogni tasto esistente sulla faccia terra, ma non producono effetti. Sì, benissimo. Mi sei sgranchito abbastanza.
Allora, caro Marcello, si è levato tutto questo da levare. Benissimo. Quindi, vieni qua, vieni qua. Oh, su. Dai, dai. No. Ma non volevo farlo subito. Vai, vai a mena. Resta giù. T'ho detto che devi resta giù. Allora, se io volessi salire qua, si rialzerà prima o poi. Oh, vedi che. Ali! Dai, 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 Marcelli. Famogli passare la voglia, su. Famogli passare la voglia, su. Ancora, ancora, ancora. No. No, era. Il tasto era sbagliato. Aia. Aia. This is what BCW is all about. No fancy stage. Lo sto prendendo, ma non mi fa il contrattacco. Contrattacco automatico. Deve premere RT prima di subire un attacco per contrattaccare. Non devi preoccuparti del tempismo, del comando o della barra contrattacco. E va bene. Except for me. Other than that, it's all action all the time and these guys are two of the best. Bello. Lo tiri su? There's so much at stake in this match. Let's just say you never know who's watching at a BCW show. No. Non ha funzionato come avrei voluto. Marcellino! Niente. A Marcello, io lo so far contrattacco però, Marcello! Niente. Mamma mia, meno male. Cellino? 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 Never mind, just enjoy the match, everyone. Mi fa sempre la stessa, Marcellino. Tipo un po' monotono, Marcellino. Se io volessi... Che facciamo? Possiamo correre? Perché? Vabbè, se ti va di rientrare, Marcellino, te ne sarei grato. Allora, adesso, in teoria, dovremmo riuscire a chiuderla. Non la facciamo? Dai, Marcellino, forza. E comincia a contare. Ci creda, aspettavo 3 ore. Senti, Ciccio, su. Io credo che tu sia sufficientemente cotto. Uno, due. Marcellino, senti. Cerchiamo di dare un senso a questa giornata. Io davo un senso a sta giornata. Che dici? Adesso per forza, no? C'è qualcosa che non sto comprendendo, credo. Su. Io non sto capendo in che modo devo. È normale che vada in questo modo? Forza. Non si riesce. Che cos'altro devo fare?
think I heard a bone break. Somebody call the school nurse. Allora, mi dà la partita vinta o no? Quanto dobbiamo andare avanti ancora? There's so much at stake in this match. Let's just say you never know who's watching. Niente. A BCW show. Riesce. Dai, forza. Famola finita. Famola finita. These guys are hitting each other with everything but the cafeteria sink. Oh, lo lasciamo lì, eh? Arrivederci. Quindi? If you're wondering where Mr. Conta come gli pare questo, però. Yesu! Insulta la folla o l'avversario per ottenere un bonus. Il bonus insulta folla ti permetterà di ottenere slancio più velocemente, mentre insulta avversario aumenterà il danno dei tuoi attacchi. Effetto un insulto wake up su un avversario a terra per farlo rialzare. Spera, volevi, eh? Come mi è uscito il volevi? Forza! Avrò la tua testa. Dai, su. Per forza, dai. No, niente. Just kidding. They go to me. It's expensive to run these indie shows. Ti sento. Che hai deciso? Do you believe that? Che hai deciso? Su, mossa speciale. È il momento. Per forza. Adesso, per forza di cose, ci devi rimanere. Sì. La prima vittoria di Marcellino. La prima di tante, speriamo. Che impresa. Ce l'abbiamo fatta. Si sa quanto ci è voluto, ma no, cioè, perdere questo con le frange era veramente troppo. Signori, esulto da solo, va bene? Oh, e una. Avanti così. Good match, Van Gogh. Yeah, great Thanks. Job out there. It means a lot coming from Orlando, you. Orlando, here I come. I'm gonna get a condo on the beach. There's no beach in Orlando. Well, then I'll make sure to furnish my condo with wall-to-wall sand. Before you start making big plans, we have a few things to discuss. Like what? My start date? Future opponents? Waist measurements for the NXT title? Not exactly. To be honest, I'm not a fan of your Mr. CQ character. You need to come up with something different. It's not really a character, but fine. I can come up with something different after I get to NXT. Full disclosure, I don't think you'll be heading to NXT. Not anytime soon, at least. You're just not ready. I was actually more impressed with your opponent over here. Wait, what? So I've decided to offer him an opportunity instead. You'll have a tryout match at an up-and-coming WWE event. Really? Yes. I've been doing this a while now, and I know talent when I see it. Is this some kind of joke? Because you were supposed to be here to scout me and not him. Plans change all the time in this business. That's a good lesson for you to learn. I have to go catch my flight. You and Baron will be hearing from us soon with the details on your tryout match. Don't make me regret my decision. I won't. Non lo farà. Thank you. Non lo farà. Unbelievable. I told you not to ruin this for me, and look what happened. Whoa, all I did was give it everything I had out there, okay? I can't help it that he saw more potential in me. Potential?
Or was it your boy Baron here putting you over with him? I always knew that he was your favorite, but I didn't think it would cost me a shot at WWE. This was all Matt Bloom's decision. Do you think I want to see my top guys leave? And do you think we want to stay here forever, wrestling in front of a few hundred people for crap money? That's not what I meant. I'm just saying we're building something good here. Besides, if you left, who would design our title belts? I only make your belts because you pay us so little for wrestling. It's so bad, teacher's pet over here has to live in his van. I thought that was a joke. I only live in it when times are tough, which is most of the time. Well, that nickname's not as much fun anymore. Look, you just need to trust the process. We're building a brand. And think of it this way. If any of us make it to WWE, it'll be good for everyone. It'll help put BCW on the map and lead to more opportunities. Oh, yeah. Easy for you to say. You're the one with a WWE tryout match. He's right, though. What's the saying? A rising boat will lift all tides? I think it's the other way around. Whatever. Come on, let's drop this thing and bring it in for a BCW handshake. Yeah, no thanks. I'll let you two celebrate alone. Don't worry about him. And congrats! I am truly happy for you! Ci mancherebbe pure. Faremo fare soldi a tutti con il giusto tempismo, il giusto tempo. Beh, è andata, sembrerebbe. This is way bigger than the high school gym. And the VFW. And the state fair. Combined. Don't let that bother you. All that matters is the rings the same size. All right, good point, but I assume their rings aren't covered in rust and mysterious stains. Hey, we're working on fixing that. Come on, let's go meet Triple H and try to play it cool. You don't want to recite his entire career history like you did with Matt Bloom. It wasn't his entire career history. Hey, Hunter, it's been a while. This is my guy that Matt Bloom wanted to bring in for the tryout match tonight. Nice to meet you. You trained him, Baron? I did. He's one of my top students. I'll try not to hold that against him. Look, I've heard a lot of good things, but I want to see you in action tonight before we decide anything. Do you have an opponent for him yet? I do. Surviving in WWE is all about how you handle adversity, so you're going to face the toughest guy we have. Actually, the toughest monster we have. Go introduce yourself to Braun. Don't worry. He won't hurt you. Not until your match, at least. È incoraggiante! Con cosa si sta allenando? Hey, Braun? I just wanted to introduce myself. No autographs. I'm not a fan. I'm actually your opponent tonight. You mean victim? So how do you want to die tonight? I'd like to survive tonight, if that's okay with you. What I meant was, in what type of match do you want to get these hands? Cioè, nel senso, te... tables match! Te spacco a... assediate! Coi tavoli! Tables match could be cool. The owner of our promotion could never afford tables, so we never really got to use them. I can't believe you thought I was actually going to let you choose the type of match tonight. We're gonna do what I want to do, because I'm the monster among men. So it'll be a steel cage match. That way you can't run from me. Steel cage. Great idea. That was my second choice. Io te spacco uguale, volete essere roster doppio, eh? Non è che uno si crea tanti problemi. Comunque, vabbè, abbiamo guadagnato 7000 punti esperienza, 2700 crediti e la palestra del liceo. Quindi, arrivati a questo punto, si conclude il capitolo 1 e la prima parte della nostra avventura, immagino.
poi io non so quanto dura più o meno questa carriera. È molto longeva, una cosa breve, non lo so, fatemi sapere voi eventualmente, così ci organizziamo. E mi aspetto comunque parecchie difficoltà, anche perché devo immagino che non tutti gli avversari saranno semplici come quello appena battuto, ma tipo sto tizio mi sa che toccherà prenderne parecchie prima di poterla vincere. Quindi io direi che per adesso ci fermiamo qua. Siamo già a livello 6. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Fatemi sapere se volete che si vada avanti oppure se vi è bastato questa introduzione. Perché magari non è scattato l'amore con Marcellino. Detto ciò, ogni consiglio, suggerimento è assolutamente ben accetto. Io per adesso vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento. Alla prossima.